La demolizione in corso dell'abitazione a Procida fa ritornare d'attualità, ma non lo abbiamo mai smesso di fare, il problema degli abbattimenti delle case abusive nel nostro territorio, soprattutto nella regione Campania. E ne discutiamo anche in questa occasione con Raffaele Cardamuro del Movimento Io Abito. Raffaele, ben ritrovato e dici qual è la tua impressione su quello che sta succedendo in queste ore a Procida. Buona giornata a tutti. Quello che sta succedendo a Procida, ahimè, sta succedendo stamattina anche a Bacoli. Parliamo sempre di una casa di necessità che ha 26 anni di vita e che è prossima alla morte, perché anche la famiglia Ambrosino, entrambi fanno Ambrosino di cognome, sarà un caso, però così è, sia quella di Procida che quella di Bacoli. Hanno chiesto l'autodemolizione, ma gli è stata rifiutata. Allora, Amedeo, come più volte penso abbiamo detto, io credo che ormai sia consacrato il discorso del business. Questo è un business che vede una parte del popolo soccombere, un'altra parte del popolo invece sta nel limbo dell'illegalità, perché c'è un abusivismo che non viene proprio citato e non viene toccato, come spesso noi dei comitati ricordiamo, ad andare a terra è sempre il povero Crispo. E il caso per caso che la Cartabia ha enunciato a risposta dell'interrogazione fatto da Sarro e l'altra onorevole che ora mi sfugge il nome, di Forza Italia, il caso per caso qua non è mai venuto messo in risalto nell'azione poi reale, perché la procura non ha mai tenuto conto di chi abitasse in quella casa e se quella famiglia poi era munita di altra unità abitativa, come è stato per la famiglia Buono poco tempo fa a Ischia, così è oggi a Procida. E così è per la famiglia di Bacoli. Io mi domando la politica dove sta? Sinceramente è questo Amedeo che mi fa rabbia, perché come tu ben sai, Amedeo, c'è stato questo documento poi firmato in modo corale da tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale che oggi in parte governano questa nazione. Ahimè, non c'è dialogo tra la politica regionale e quella nazionale, perché non si è aperto nemmeno una discussione seria su questo dramma. La politica sovraregionale non dà proprio credito a quelle che sono poi le tematiche di allarme che arrivano dai nostri territori, e questo è quello che poi ti disarma, perché ieri potevamo dire che c'era solo una forza politica che richiedesse un qualcosa per mettere un freno a queste demolizioni. Oggi c'è stato un apparato per intero politico che ahimè non ha trovato comunque nessun conto, non contano nulla. I politici campani, io devo dire, ahimè per loro, non contano nulla. Questa è la cosa che più spesso sta emergendo. Senti, però in tutto questo nemmeno il coronavirus, nemmeno il problema della pandemia è riuscito a fermare le ruspe. Avevano chiesto una moratoria affinché tutto restasse così, fino a che non finiva la pandemia. E invece si va avanti in maniera indiscriminata, facendo rispettare la legge ai noi. Sì, Amedeo, il coronavirus non ha messo alcun freno a questa azione, anzi io devo dire la verità che seguendo questa questione da 10 lunghi anni, io vedo che in questo momento si sta accelerando. Mai tante demolizioni in cantiere, ieri mi è arrivato un messaggio da Ponticelli, l'altro ieri da Capri, di persone che hanno la data da qui a una settimana prefissata. Quindi c'è un'azione demolitoria sparsa per tutta la regione, dove poi c'è l'autodemolizione in corso che forse non arriva la notizia. Comunque ci stanno, secondo me, qua a un mesetto centinaia di demolizioni in programma.
e la politica non riesce a mettere un freno a questa cosa, nemmeno in questo momento straordinario, inedito, che il mondo intero sta vivendo, perché la pandemia è mondiale. Io credo che nessun altro popolo del mondo, del globo, si trova a vivere un'ulteriore emergenza come quella che sta vivendo il popolo campano. La solidarietà che si esprime a più livelli con queste famiglie che stanno subendo gli abbattimenti è sì un momento di sollievo, però comunque può bastare, ma fino ad un certo punto, no? No, la solidarietà trova il tempo che trova, la famiglia da qui a 20 giorni, io sono costretto a dirgli poi la verità, si troveranno comunque soli nel loro dramma, lo dice chi si è trovato così dopo poco tempo, quindi non è che uno vuole dare false speranze, non servono le false speranze alla gente, anzi serve la cruda realtà, di che purtroppo la vita continua, loro devono pensare alla propria famiglia, devono pensare alla vita. Io ho sbagliato forse nei tempi passati a non fare quello che sto dicendo e oggi mi trovo nelle condizioni di poter dare un consiglio a queste famiglie, la vita continua. Il marciume che c'è in questo paese è tanto e ahimè noi siamo vittime di tanto marcio, perché se oggi la politica non ha credito è perché molto probabilmente non si sente pulita a tal punto per fare una battaglia seria, incisiva, come Dio comanda, perché la legge è legge, però Amedeo, io devo dire che questa legge non è che poi venga portata avanti nel modo giusto, perché la magistratura deve spiegare al popolo e alla politica anche i 24 anni di latitanza che ha tenuto dall'85 al 2009, quando non mettevano in ordine le esecuzioni penali. Deve spiegare come mai la scelta, la demanda nel 90% dei casi agli uffici tecnici comunali, che sono quelli che poi andrebbero processati tutti i funzionari, perché là è il marcio sta negli uffici tecnici. Mi dovete spiegare come mai il popolo campano non ha potuto avere l'opportunità di costruirsi un tetto nella legalità, perché chi doveva mettere regole per traghettare questa esigenza, che è un'esigenza di vita, nell'alveo della legalità, di poterlo ottenere senza violare alcuna regola o alcuna legge, non lo ha fatto. Perché non è sul banco degli imputati quel soggetto? Perché sul banco degli imputati rimane la piccola famigliola Ambrosino di un 84enne che ha visto la guerra e oggi deve subire questa angheria dello Stato? Io penso che la politica deve entrare a gamba tesa nelle sorti del popolo, invece le sta demandando alla magistratura in modo supino, come dice spesso il mio amico avvocato Bruno Molinaro, che molto spesso mi dice: Raffaele, ho poche altre cartucce, ormai si è spuntata ogni possibilità di difesa, quindi perciò c'è questo esagerato procedimento alle demolizioni, perché comunque vuoi o non vuoi il fondo di rotazione va speso perché poi va rigenerato. Io perciò dico che è un business e penso che nessuno possa dire il contrario. Le parcelle dei tecnici, dei CTU del Tribunale e delle ditte incaricate, che poi sono sempre le stesse, forse adesso stanno aumentando perché annasano il business, allora mi devono spiegare come mai le parcelle delle ditte e dei tecnici, se sono privati, chiamati dall'abusivo che si trova all'ordinanza di demolizione, diminuiscono del 60-70% questi costi. Io penso che la politica deve interessarsi, la commissione d'inchiesta è la cosa che va fatta con urgenza, ad horas. La commissione bicamerale che cercò di fare il senatore Nitto Palma, magistrato di lungo corso, nonché ministro della giustizia di questa, ex ministro della giustizia di questa nazione, disse che bisognava fare una commissione d'inchiesta per vedere come mai tanta gente aveva dovuto incorrere in un'illegalità per costruirsi quello che è un diritto inalienabile, costituzionalmente garantito, che a noi campani, ahimè, non viene garantito, anzi viene
viene sfracellato dopo 20-30 anni, perché le mura di quelle, io l'altra volta ho visto un'immagine di quella persona che lo sta subendo a Bacoli, che accarezzava le mura e piangeva. Lui è un muratore che quella casa se l'è costruita con le sue mani. Oggi mi ha detto: Raffaele, io ho 64 anni, non ho più le condizioni fisiche che mi permettono di fare il mio lavoro. Sto in pensione, guadagno 700 euro al mese di pensione, percepisco, non ho la forza di poter affittare una casa perché nel mio territorio ci vogliono 600 o 700 euro per affittare una casa. Dove devo andare? Dimmi, lo Stato oggi dice che la mia casa deve andare giù, sì, ma io posso mai andare a vivere sotto i ponti oppure mi devo ridurre al fatto di chiedere ai miei figli di potermi ospitare? Non, io, lui ha perso quella dignità di uomo che ha traghettato una famiglia, adesso è una famiglia piena di dignità, perché lo Stato oggi lo abbatte e lo abbandona. Di conseguenza, così accade, e oggi stiamo di nuovo parlando della Chiesa. La Chiesa subentra, vuole dare un aiuto, però io penso che il vero aiuto glielo deve dare lo Stato. La stessa macchina burocratica che lo butta giù deve occuparsi di quella famiglia, se no non può procedere con queste demolizioni, perché si sta creando veramente un problema socio-economico e psicologico di enorme estensione, enorme. Raffaele, io ti ringrazio come sempre per la franchezza e con diciamo, la partecipazione anche emotiva che metti nelle tue affermazioni. Ti auguro come sempre un buon lavoro e ci sentiamo perché tanto non finisce qui. Oggi è il caso di Procida e Bacoli, ma dietro l'angolo ce ne sono ancora tante altre in arrivo, no? Amedeo, io ti saluto e faccio un appello e sfrutto la tua bontà di poterlo rendere pubblico. Lo faccio al partito di Forza Italia che mi vede come dirigente del Dipartimento Emergenza Casa. Guardate, far parte di un governo senza poter esprimere o poter avere la possibilità di discutere di un problema, poi lo rigettiamo, ma almeno la discussione deve essere diciamo, impostata in modo serio e concreto. È pubblico, cioè, la questione delle demolizioni in Campania va resa pubblica, cioè ci vuole che la Carfagna la porti ai colleghi di governo in modo serio, poi si può anche rigettare la richiesta, però va sviscerato il problema e va affrontato in modo reale, non con i pregiudizi politici, ideologici o di posizione geografica, perché anche quello noi paghiamo, c'è sempre un pregiudizio nei confronti del popolo campano. Ma badate bene, il popolo campano è un popolo che nelle enormi difficoltà si è sempre saputo arrangiare e portare avanti il pane a casa e si è assicurato un tetto, quello che non avete avuto voi la capacità di assicurargli. Questa è la verità. Il signor Ambrosino di Procida, che è andato in mezzo al mare una vita intera, si è assicurato il tetto da solo. Lo Stato non è stato capace di assicurarglielo e oggi lo Stato stesso lo condanna a morte a 84 anni. Io mi vergognerei al posto loro. Grazie a Raffaele Cardamuro e ci sentiamo nelle prossime occasioni perché abbiamo ancora molto da commentare. Grazie e buona giornata. Ciao Amedeo, buona Grazie, giornata. buongiorno, arrivederci.